a tutti. Ragazzi. Perfettamente insieme. Mamma mia. Cosa assurda. Allora, quest'oggi siamo qua con una reaction, però non al buon vecchio Gualtiero Marchesi, bensì al buon caro vecchio, perché sono tutti cari e vecchi, Giordano Gordon Ramsay, che da non so quanti anni, credo almeno una ventina d'anni ormai, fa questa trasmissione che è Kitchen Nightmares, cucina da incubo. Come sei Kitchen Nightmares? Sì, sono tutto tipo studiato. Tipo Stanley e Olio. Dove praticamente gira UK, America, per adesso, in cerca di cucine, diciamo, sull'orlo del disastro, del baratro. Poi tenete sempre conto che è un programma televisivo, quindi molta roba è orchestrata. C'è anche la versione italiana di Cucina da Incubo. Noi partiremo per adesso dal primo episodio della prima stagione del Kitchen Nightmares USA. Quindi vedremo il buon vecchio Gordon alle prese con le cucine americane. C'è anche la UK, che sarebbe quella originale. Sì. Magari ci faremo un salto. Tempo di prendere il biglietto. Sì, sì, il passaporto. Passaporto. Vi ricordiamo che in questo momento state guardando questo video su YouTube. Questa qui è una live su Twitch, quindi per vedere il contenuto completo dovete per forza venire in live, perché comunque il video è tagliato, è prosciugato, è asciugato, condensato come il latte. Vengono tagliate tantissime delle cose che magari vengono dette, magari sketch vari, interruzioni, le cose magari anche più simpatiche, bloopers. Quindi molte delle cose che succedono in live su YouTube non ci sono, anche per questioni di tempo, perché la live dura almeno un'ora. Questo video dura 41 minuti, quindi il video varie parlate cazzi e mazzi. Si arriva almeno a un'ora, un'ora e mezza di live, quindi un video di un'ora e mezza su YouTube ci sono. Sì, però, sì, però detto questo, direi che vi potete tranquillamente iscrivere al canale, mettere mi piace, attivare la campanella, tutte le cose che ben si conoscono. I social sono in descrizione. Direi che possiamo cominciare. Andiamo. Gordon si scontra con lo chef più testardo che abbia mai conosciuto. Ah, questo è francese. Il tuo cibo fa sì. Questa è la tua opinione. Sì, poi alla fine sti format sono quasi tutti uguali. Fa schifo, poi arriva lui e vede un po' come vanno le cose, li tira su, poi va di nuovo. Ci mette i soldi. Quello è il... Tu che lavori con i piedi. Non gli ha detto con i piedi, eh. No. Adesso gli sta... Io ho sentito un pig. I pig non sono i piedi a casa mia. Comunque, ragazzi, a mio avviso, se avessero messo la sigla di Law and Order su queste intro, bellissimo, cioè, sarebbe stata una cosa veramente sublime. Cazzo, anche la sigla è bellissima. Si vede che sono in America. Sì, ma vai piano. Scusate la mia arroganza. Poi come puoi scusarti da solo per la tua arroganza? Ma sei veramente arrogante doppio. Ti grida, che cosa fai? No, non ti grida che cosa fai. Cos'è che ti grida? Ben altro. Ben altro. Salve, Jane. Ma sono tutti in carta pecorite, quindi. Sembrano più dei cartonati. Ho circa $320,000 di debito. $320,000 di debiti. Tantini, eh? Anche col cambio con l'euro, siamo più o meno. Io mi chiedo cosa gli ha evitato di fare l'insano gesto ancora. 300.000 cosa sono? 6 miliardi del vecchio conio. Del vecchio conio, sì. Che sei quasi 6 miliardi. Porca puttana, se ci compri un altro ristorante. Sì, ma praticamente, cioè, lo compri da nuovo praticamente. Ore 12:34, ora di pranzo. Ci sta. E poi gli americani mangiano, cioè non hanno gli orari come noi, mangiano a qualsiasi ora del giorno, sì, da notte. Sì, cioè sì. I ristoranti, la cena la iniziano tipo alle 5:30, 6 del pomeriggio. Cercala, Gordon, adesso va bene tutto, ma non è che sei la regia di Versailles. Aspetta, Gordon ha una settimana per cercare l'entrata del ristorante. Anche il nome Secret Garden, cioè ragazzo mio, dai, un minimo di spigliatezza. Scusa. Amici! Bello anche questo! Signor. Bellissimo! Jane, sono Tarzan! Tutto solo che... E lì ti guarda e ti dice: sono qui! Aiuto! Aiuto! Preghiamo per lui, no? No, che lì proprio veramente non saprei che panino scegliere io. Bello! Segno della croce fatto a caso, praticamente. Così. Fatto sul montoncino delle patatine stick, quelle del pacchetto. Come palla di peli pubici piena di grasso, io questa schifo. La tocca sempre delicata. Sì, sì, proprio entra. Faccio la sbrecciatura. Ma stai a guardare tutto, madonna. Servo quello in scatola perché il ristorante ha pochi clienti, quindi non ho alternative.
Non servirlo. Se ti costa tanto comprare il granchio, non compri il granchio, compri qualcos'altro. Oppure compri pochi granchi. Ma tanto l'Halibut lì in America, mangiano solo Halibut dalla mattina alla sera praticamente. A me le scene quando va a far finta di vomitare sono bellissime. Catrame, ragazzi. Bello! Ma da sapore, Ah sì, sì. Da sapore, da sapore. Io guarda che per far crescere la muffa sugli scaffali di metallo delle celle. Ce ne vuole, eh. Erano delle patate. Erano delle patate. Concentrato di muffa. Bello, domani sera alle 11. Ma come ti vesti, oh! Ah, quello che si diverte di più. Secondo me è il cameraman. Come cazzo fa a non ridere? Cioè, che deve seguire sta roba qui? Fa bene. C'è la muffa sugli scaffali di acciaio, cosa dovrebbe essere? Ma San Pellegrino! Cosa? Ecco! Oh! Eccola! Tu non vuoi niente. Sì che voglio il tuo aiuto, però esigo che sia un aiuto. Il tuo aiuto, ovvero i soldi. Dammi i soldi e levati dai coglioni! Ne ho incontrate di testardi, ma tu li batti tutti. Adesso stai lì in castigo in cella. Ora di cena? 19:07. Vabbè. Ci può stare, cioè. Mi dissocio, dai. Opla. Di solito io prendo l'ordinazione e torno al tavolo 25 minuti dopo. 25 minuti dopo? Madonna. Non è che siete lenti, siete morti. Poi ci metti 7 anni a portare fuori un piatto, ragazzi. Cioè. Madonna. È ammazzato il vitello, cioè l'hai fatto crescere. Cioè, mi fumo. Che belli gli spuntori sopra. Però è una norma, eh. Porco zio, ecco. È una madonna. Macadamia mai mai. Mai mai. Mai mai. È un cazzo di pesce che anche quello come l'Halibut, come il pagazzo, fa cagare il cazzo. Pazzesco! Come è successo? Pazzesco! Una catapulta! Questi qua sono quelli di prima che se hanno fatto un figlio sono diventati vecchi. Fanciulla, però c'è il Mercedes. Il Mercedes. Per avere un debito di 320.000 dollari. Dollari. Oh! Cioè, vendi la macchina e ne recuperi già un terzo. Siamo in una piccola città. Tra poco tutti penseranno che il ristorante naviga in cattive acque in Ueo. Perché prima veniva la folla. Ma come se non fosse vero. Sabato sera, ora di cena. L'occasione perfetta per il culo, cioè, adesso è messo l'orario. La cosa che mi ha sempre lasciato così di sti programmi qua, ma ci voleva Gordon per fare una zuppa di cipolle. Cristo santo, pollo arrosto, zuppa di cipolle, tortino di asparagi, tortino di asparagi e la nizzata e il col tonno. Cioè, un inglese che va in America a insegnare un francese a fare i suoi piatti. Ma poi la mia domanda è: perché metti l'insalatina sopra? Ma perché... Sopra al tortino di asparagi. Ma sai che Gordon fa il risotto con la zucca e mette dentro la rucola cruda, in mantecature che si smolla tutta. Rucola e zucca? Tavolo 4, dov'è il tavolo 4? È questo il 4! In sala il 4, il tavolo 4 in sala. Scusi, vorrei un tortino di asparagi. Non ne ho più! Sto cazzo! La gente che è lì che muore di fame. Hai mangiato? Com'è? Ma sei bastardo allora? Fame. Adesso non posso fare. Sei seduta con loro a mangiare. Stai lavorando. Ho detto basta, ragazzi, smonto. Tira sul culo. Allora, adesso contiamo. Aspetta, fai conto che questo qua c'ha 320.000 dollari di debiti. Ok, l'ha detto prima. Tolto lui, che è questo qua piccolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avevo fatto bene i conti. 9 cristiani che dipendono da te. Cioè, 9 dipendenti con 320.000 dollari di... Che stipendio gli dai? A me le tazze antiche non mi dispiacciono. Messe nella giusta... Nel giusto contesto non sono male. Che patoccone. Ti puoi vedere l'immagine quella prima, come la fanno tutta sfocata, sì, e poco vecchia. Colore, sì, eh? Questa. Non voglio distruggere ciò che ho, voglio migliorarlo. Beh, figa, Peggio di prima, zio, non è che ti potessi andare. Gordon svela la parte più importante del suo piano: il menù. I soldi. Nel mio locale c'erano ospiti importanti. Tipo, appena arrivato, mi scappa. Quella lì alta come il tavolo, però. Bella padella. 320.000 dollari di debiti. Ah, l'ha preso usata. 320.000. È arrivato un pullman da un'azienda vinicola. La madonna. Madonna. Che ha chiamati loro, fatto apposta. Io sono veloci.
Perfetto, bisogna apportare dei miglioramenti. Ho capito. Zio, hai cominciato a cucinare da 2 giorni. Cucinare seriamente da 2 giorni. Quelli lì sono i suoi piatti, non i miei. Sti cazzi. Cara grazie che te li ho dati. Bello che gli ha chiesto qualcosa di un pochino meno condito. Il filetto con le patatine fritte sopra. Cioè, non capisce proprio un cazzo. Cacchio, Gordon, queste cose così a tradimento. Non pensare al mio cazzo di dito. Vabbè, insomma, ce l'ho qua. Sai che sai com'è. Sai com'è. Ce l'hai con me. Ce l'hai con me. Stai parlando con me. Adesso stanno tutti bene, sì. Adesso sono diventati dei maghi. Squisito. Ma lasciala mangiare in pace. Stai lì appollaiata come... Cioè, ma arrivati dalle palle. Cioè, veramente, torna dopo stato, e gli chiedi com'era. Fossi stato io mi sarei innervosito. Com'erano i clienti? Tutti contenti. Davvero? Vivi. Eravamo vivi, che cazzo di domanda è? Ma siamo sicuri? Seduti. Tutto davvero. 60 clienti, quindi fanno $3,000. Magnifico avere un ristorante che rende. Sei già a un centesimo del tuo Beh ragazzi, dopo un'ora e un quarto di live, direi che è il primo episodio del Cucina Incubo USA. Si andrà avanti, c'è anche UK, c'è Italia, c'è il programma quello Cucina con Gordon, che secondo me merita di essere. Ripetiamo per l'ennesima volta, questa qui è una live, state guardando questo video su YouTube, quindi andate a vedere il canale Twitch, iscrivetevi al canale YouTube, social in descrizione, mi piace, commentate tutto quanto Panella. Per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno, e noi